Roma viene da tre esperienze di governo fallimentari, diversamente fallimentari. Quella di Alemanno con una destra romana che ora prova a riciclarsi e ripresentarsi in versione salviniana-meloniana. Quella del Partito Democratico che fece fuori il proprio sindaco Marino creando una lacerazione con l'elettorato che ancora non è ricomposta e recuperata. E quella della sindaca Raggi che è un fallimento sotto diversi punti di vista. Quello che va evitato a tutti i costi è che Roma sia ancora una volta la posta in gioco degli schemi politici nazionali, che calano dall'alto senza che ci sia un dibattito sui veri problemi di questa città, che sono sempre gli stessi e irrisolti, perché noi veniamo da una crisi profonda, già da prima della crisi del Covid, ma per le caratteristiche, ad esempio, del tessuto economico e produttivo e sociale della capitale, la crisi del Covid può essere letale a livello di impatto sul mondo del lavoro, sul mercato del lavoro e di impatto sui servizi pubblici. Per questo va aperto immediatamente questo confronto e questo dibattito. Ecco, quali possono essere le soluzioni concrete per la città? Tu dici che non è soltanto una crisi di Covid, ma è una crisi strutturale. Sui trasporti, sui rifiuti, sullo sviluppo produttivo, quali possono essere le soluzioni e quali sono le tue idee? Ma intanto le grandi capitali europee, nelle grandi capitali del mondo, i sindaci fanno a gara ad attirare investimenti, investimenti stranieri, investimenti privati. Noi abbiamo una sindaca che presenta ogni centimetro di asfalto che viene rifatto ed ogni monopattino come un evento epocale. Quindi siamo assolutamente fuori dalla realtà da questo punto di vista. I problemi sono incredibilmente sempre gli stessi. Perché l'azionista unico di AMA, cioè il comune, cioè l'amministrazione capitolina, non chiede alla propria azienda un piano industriale in grado di chiudere il ciclo dei rifiuti e di realizzare gli impianti che servono? Perché il servizio dei trasporti pubblici vede ancora la città ostaggio di un'azienda che non riesce più a fornire il servizio adeguato? Noi avevamo proposto su questo una grande riforma, una svolta, la messa a gara del trasporto pubblico, ci è stato detto no, attenzione, arrivano i privati e ora? Con la crisi Covid la sindaca Raggi si affida ai privati, ma non con una gara, con un subappalto, cioè con il modo peggiore che non consente controllo dei costi e della qualità del servizio. Ma ad esempio l'innovazione, noi abbiamo ancora una macchina amministrativa che non funziona come un servizio integrato di informazioni, cioè ogni dipartimento, ogni assessorato è scollegato dagli altri, non si elaborano i dati per capire qual è la domanda dei servizi. E potremmo andare avanti. Serve una riforma profonda, ma serve creare le condizioni politiche per farla. Ecco, queste idee potrebbero essere parte di un dibattito che si potrebbe sviluppare nell'ambito delle primarie del centro-sinistra, diciamo così. Sono state annunciate, ma ancora non si capisce se saranno di coalizione, solo del PD, insomma, non si capisce neanche quali saranno i confini della coalizione. Tu che ne pensi? Le primarie non solo vanno evocate, vanno chieste. E vanno chieste delle primarie e dello schieramento progressista, diciamo così. Il problema è capire qual è oggi la coalizione che vuole confrontarsi sulle soluzioni migliori per la città. Perché è chiaro che se il Partito Democratico ha in mente di fare un'alleanza con i 5 Stelle della sindaca Raggi, questo vuol dire che intanto smetterà di fare opposizione ancora di più di quanto non l'abbia fatta fino a questo punto e soprattutto non vorrà fare delle vere primarie che andrebbero fatte per tempo, andrebbero fatte già in autunno, senza aspettare dicembre e gennaio per poi avere il grande nome calato dall'alto, che sarebbe l'ennesimo fallimento che abbiamo visto negli anni passati. Ecco, un'ultima domanda. Se fossero primarie aperte, non chiuse, se il dibattito fosse in qualche modo trasparente, ecco, e non si limitasse a una scelta di un candidato di matrice PD, tu saresti interessato a candidarti sindaco, quantomeno candidarti alle primarie per diventare sindaco di Roma? Ma io non posso non immaginare il mio impegno politico anche a Roma, perché da Roma a Roma che sono nato, che sono cresciuto anche politicamente, conosco la realtà romana e sicuramente mi va di impegnarmi. Mi va di dare un contributo a che quel dibattito sia reale, sia pubblico, sia alla luce, del sole. Quindi sicuramente è una cosa che prenderei in considerazione a partire da ora, ripeto, dalla richiesta che ci siano queste primarie, quindi che ci siano delle regole chiare su come avvengono le primarie e dei tempi chiari e in anticipo in modo che sia effettivamente un dibattito alla luce del sole.